Sì, c'è stato semplicemente impedito di lavorare. C'è stato prima tentato l'ingresso, di impedire l'ingresso, perché eravamo noi di Affari Costituzionali e in più erano venuti molti dei nostri colleghi per dare, diciamo, un supporto morale, visto anche quello che è successo ieri, visto anche la violenza fisica che inizia a essere, perpetrata nei confronti dei nostri, dei miei colleghi, dei nostri colleghi. E prima c'è stato impedito l'ingresso, dopodiché alle nostre rimostranze, come siamo riusciti ad entrare, il Presidente ha aperto e chiuso la seduta con votazione per il passaggio del testo base in aula in 30 secondi netti. Abbiamo il video, l'abbiamo pubblicato e non c'è stata neanche la verifica del numero legale delle persone che erano lì a votare. La deputata Boschi, che è una dei segretari di commissione, ha detto che aveva contato lei con un colpo d'occhio rapidissimo, evidentemente ha delle doti tipo di lettura veloce, le sceglie bene Renzi, e quindi niente, questo è quello che è stato. C'è stato impedito di lavorare di nuovo, hanno applicato la tagliola anche in Commissione Affari Costituzionali.